12 di maggio, oggi ricordiamo San Filippo di Egira. Si chiama di Egira, viene chiamato di Egira non perché sia nato o sia cresciuto in questa città della Sicilia che si trova in provincia di Enna, ma per distinguerlo dagli altri San Filippo, innanzitutto San Filippo Neri, ma poi San Filippo Apostolo, San Filippo Diacono, e tanti altri, San Filippo Smaldone, che hanno tenuto questo nome nella storia della Chiesa. Lui è vissuto tra il V e il VI secolo dell'era cristiana. In realtà era di origine orientale, probabilmente era siriaco, originario dell'attuale Siria, appunto perché si racconta che egli conoscesse bene la liturgia e la lingua siriaca e giunse a Roma quando era ancora diacono, accompagnato da un suo fedele amico di nome Eusebio, che gli fece anche da interprete a Roma. Il Papa poi lo inviò in Sicilia, dove c'erano diversi problemi di eresia, e lui, dopo che fu ordinato sacerdote appunto a Roma, si trasferì in Sicilia ad Egira e lì cominciò il suo ministero soprattutto di esorcista, e come tale è pregato ed è invocato dagli esorcisti ed è diventato patrono veneratissimo di tanti luoghi, tra cui anche Malta, l'isola di Malta, molti paesi in Calabria. Potremmo dire che lui appartiene a quella schiera di monaci bizantini orientali che dall'Oriente però venivano in Occidente, e innanzitutto ad un'analisi lucida, attenta, manifestano che a quel tempo la Chiesa era ancora una, quindi non esistevano cattolici e ortodossi, la Chiesa era ancora una, e quindi tranquillamente un diacono, un chierico formato alla scuola orientale del cristianesimo, quindi partecipe della lingua greca, della liturgia greca o siriaca, poteva benissimo integrarsi anche all'interno della liturgia latina occidentale e della cultura occidentale. La Chiesa era ancora una. Di lui, dicevo, si racconta il fatto che aveva uno speciale, fortissimo carisma di liberazione nei confronti degli indemoniati o degli ossessionati dal maligno, comunque di coloro che versavano in problemi di carattere spirituale, ma ebbe anche attacchi diretti da parte del maligno. Famoso è quello in cui il demonio appunto si travestì da una donna chiamata Mariannella, che lo tentò, ma riconobbe lui, il demonio, e quindi questa donna a un certo punto si tramutò in un mostro orrendo di colore carbone, ma in realtà egli stesso doveva essere di carnagione scura. Tant'è vero che in Sicilia, proprio ad Egira, dove sono custodite le sue spoglie, viene detto familiarmente, simpaticamente, perché è grande l'affetto dei siciliani verso questo santo, Uniuru, proprio per significare il colore della sua pelle. Altri lo dicono il Trace, altri lo indicano come quello di Costantinopoli, però in realtà, ecco, era dell'Oriente, ma probabilmente, ecco, non era però greco, ma apparteneva al popolo siriaco. Che cosa ci insegna, o meglio, a che cosa ci stimola San Filippo di Egira? Alla preghiera per l'unità della Chiesa, perché la diversità non diventi mai ostacolo verso l'unità e la comunione, e al fatto di confidare in Dio nella lotta quotidiana contro il demonio. Il demonio esiste e noi, con l'aiuto di Dio e con la preghiera della Chiesa, dobbiamo sconfiggerlo. San Filippo di Egira prega per noi.